Vorrei un po' raccontare che cosa sta avvenendo nel mondo del terzo settore, perché mi sembra un esempio interessante di come si riesca a costruire in qualche modo responsabilità collettiva partendo da noi. Allora, da dicembre, realtà del terzo settore che avevano lavorato in Fondazione Triulza, quindi in Expo, hanno pensato di ritrovarsi con un lavoro molto serrato e costruire un'ipotesi di collaborazione con il futuro sindaco, partendo dalle primarie, per cui questo gruppo di realtà ha scelto fortemente di sostenere le primarie del candidato Sala. Siamo nella fase in cui questo gruppo di organizzazioni di cui fanno parte. Le cito semplicemente per spiegare chi ha firmato questi documenti. La presidente di Legambiente, la presidente di Auser, la presidente di Arci, la presidente, i presidenti delle ACLI, i presidenti del forum del terzo settore, cioè quindi sto parlando. Il responsabile del banco alimentare, quindi sto parlando di un'alleanza di persone che stanno lavorando da sempre nelle periferie, sui territori più diciamo critici di questa nostra città, portando positività, costruendo innovazione, costruendo l'idea di un welfare che possa diventare un motore di sviluppo anche per questa città. Allora, questo gruppo di organizzazioni si ritroverà con Beppe Sala il 22 presso la sede delle ACLI per cominciare a stendere un patto, un accordo che potrà diventare poi una serie di iniziative di delibere di giunta dal primo giorno della vita della nuova amministrazione. Allora, ho fatto questo esempio perché io credo che noi molto spesso ci raccontiamo le cose che non vanno, ci diciamo che ci sono una serie di problemi che conosciamo, di cui siamo estremamente consapevoli, però non facciamo il passaggio del riuscire a ritrovare il coraggio dell'innovazione, il coraggio della presenza capillare, radicata. Anzi, dico di più, il coraggio di costruire felicità in questa città. E di ieri il rapporto ONU che ha stilato un po' la classifica degli stati felici, io non so, cioè Milano, se l'Italia è la 50ª, Milano non so bene, magari si collocherà in qualche livello più avanti, però io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo enorme anche nella comunicazione, per partire da noi, ma da noi che costruisce questo sogno, questa positività. Perché nella campagna elettorale precedente, Giuliano cosa ha avuto dalla sua? Oltre a dover combattere, diciamo, un avversario, quindi è stata la campagna elettorale contro Lamoratti, ha avuto anche la forza di portare avanti l'idea di un sogno. Un sogno nel quale tutti noi abbiamo creduto, ci abbiamo impegnato, ci abbiamo lavorato, ci abbiamo litigato nelle lunghe serate e nottate di maggioranza o di incontri con le minoranze, insomma, però è stato un elemento importante. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di uscire da noi stessi e di partire un po' da quello che noi possiamo costruire in tal senso come sogno per questa città, aiutando anche il candidato sindaco che ha cambiato velocemente attività sua e professione, quindi dobbiamo anche un po' sostenere e aiutarlo da questo punto di vista. Questo credo che sia il primo punto. Per cui anche alle persone che si mettono a disposizione, che si candidano, credo che questa cosa debbano vederla non come sacrificio estremo, cioè siamo qui non per sacrificarci, ma magari anche per divertirci un attimo e cercare di costruire qualcosa di positivo. Devo dire che nel mio piccolo, io le persone che ho sentito, che ho contattato, è vero che sono dei mondi particolari, sono dei mondi di persone che si occupano di servizi, di bisogni di persone, eccetera, però non c'è uno che mi abbia detto di no, non sono disponibile. Allora vuol dire che probabilmente dobbiamo anche andare a toccare le corde giuste
ma anche mettendoci del nostro, delle nostre emozioni, delle nostre idee, dei nostri sogni. Secondo punto, e poi mi taccio. Allora, io credo che, ritorno sull'intervento introduttivo di Franco, perché mi sembra molto, molto importante. Lui ha avuto, e il movimento civico Elisabetta, eccetera, ha avuto in questi anni la costanza di costruire un'ipotesi reale e concreta di un corpo sociale intermedio. Non ce n'è più, perché i partiti sono scomparsi. Esistono i riferimenti dell'associazionismo, esistono i mondi nei quali io mi sento di vivere, insomma, di rappresentare, però in qualche modo c'è una voglia nella disponibilità delle persone di fare non soltanto cittadinanza attiva, Elisabetta, ma di creare sostanzialmente un noi che sia un noi di tipo politico, perché molte volte la cittadinanza attiva rischia di essere, non so come dire, un'esperienza individuale. Allora, la forza della scommessa politica di questa tornata elettorale, Franco, sta nel fatto che se Milano riesce non a mantenere il pezzetto di colore arancione, ma a costruire nella storia di questa città un'esperienza civica che possa rappresentare per molti cittadini, per molti milanesi, questa parte di senso di rappresentanza di uno dei corpi intermedi che sono persi in questi anni, facciamo un servizio importante non solo a Milano ma anche alla politica, perché in qualche modo non è il differenziarsi da altri, dal PD piuttosto che non da SEL, eccetera, che ci crea un'identità, ma l'identità forte è quella dell'essere all'interno della vita dei cittadini, delle donne, degli uomini di questa città, per far sì che si sentano responsabili delle scelte civiche, si sentano rappresentati e si sentano protagonisti di questo cambiamento. Questo credo che sia la scommessa più importante, al di là di quanto arancione ci sarà nel singolo, eccetera, eccetera.